Oggi mi trovo in un paradiso di bontà, un paradiso per i piccolini, un paradiso anche per gli adulti. Siamo alla gelateria Flora, Genova Pra, in via Pra 85 Rosso, che è stato votato dai lettori di Zenazon per il gelato più buono di Genova. Con me Maura, una delle due socie. Buongiorno. Buongiorno. Come ci si sente ad essere i vincitori del gelato più buono di Genova? Beh, una grande soddisfazione dopo tanto impegno, tanto lavoro, dopo tanti anni di carriera. Fa piacere che anche il cliente è soddisfatto del nostro lavoro. Com'è nata la passione per il gelato? Beh, la passione per il gelato è nata per caso. Io cercavo un lavoro appena finito di andare a scuola e ho avuto questa opportunità. Ho avuto una persona che mi ha insegnato e che mi ha dato un entusiasmo incredibile, che si tratta di Flora, logicamente, e mi ha trasmesso proprio la sua passione. C'è stata un'amicizia, una collaborazione intensissima e da subito è scoccata la scintilla fra me e lei sicuramente. E così mi ha proposto di continuare, di stare al suo fianco, di imparare poi tutti i segreti, ma poi io sono sempre dell'idea che la formazione è importantissima, non pensare di avere imparato tutto. Cercare di conoscere e di frequentare corsi di aggiornamento. Certo. Negli anni le macchine sono cambiate, ci hanno dato della possibilità di fare anche meglio di una volta, l'elettronica nella macchina ha cambiato completamente la produzione del gelato e dà molta molta soddisfazione, molto sacrificio, molto impegno, però la gratificazione è veramente tanta. Tu sei molto giustamente esigente sulla qualità dei prodotti primari, giusto? Sì, io lo dico sempre, non si risparmia sulla materia prima, mai, assolutamente, perché sono soldi spesi bene che danno poi i veri frutti, perché un pistacchio deve essere pistacchio, un cacao deve essere un ottimo cacao, una nocciola deve essere una nocciola, prodotti sempre i migliori. Brevemente, senza svelare ovviamente certo. Segreti, ci mancherebbe, qua sì, non mi permetterei sì, mai. Sì. Le varie fasi di produzione del gelato. Il gelato inizia con una pastorizzazione, cioè noi anche se adoperiamo i prodotti che sono già tutti pastorizzati, vengono nuovamente pastorizzati. E la temperatura, io adopero la pastorizzazione alta, che praticamente arriva a un 85 gradi per poi tornare nel più breve possibile di tempo a più 4 gradi. Dal pastorizzatore si passa al mantecatore, il mantecatore produce la vaschetta del gelato e scende a una temperatura intorno ai meno 9 gradi. A questo punto noi mettiamo le vaschette in abbattitore, un abbattitore è un super freezer che arriva a meno 40 gradi, e facciamo un abbattimento in crosta, un abbattimento di pochi minuti, però che aiuta a mantenere poi in vetrina molto meglio il gelato, perché blocca se c'è l'acqua libera che circola nella vaschetta, di conseguenza non si avrà mai quel ghiaccio in bocca che molte volte, alcune volte può succedere. Una volta che esce dall'abbattitore, il gelato è pronto per andare in vetrina. E il vostro cavallo di battaglia qual è? Sicuramente la crema è il nostro leader, è la nostra ricetta, è il nostro tutto,
non diciamo, però assolutamente la nostra crema. Ok, invece chi è che decide la tipologia di gusto nuovo da introdurre? Noi lavoriamo molto sui campioni, se abbiamo voglia di cambiare o provare altri prodotti. Di conseguenza con la produzione con il campione si può vedere se si può migliorare il prodotto da quello che avevamo prima a quello che ci viene proposto. Si fanno praticamente due vaschette contemporaneamente e in quel momento si valuta se continuare per la nostra strada oppure cambiare qualcosa. Abbiamo tantissimi gusti, tante varietà e qualsiasi dolce che io vedo che incontro in una pasticceria mi piace trasformarlo in gelato, dà molta soddisfazione. Facciamo gusti come la sacher, il tiramisù alla fragola, gusti particolari e ci piace farlo. Tiramisù abbiamo visto anche la preparazione. Abbiamo visto il tiramisù, quello al caffè, sì, sì, sì. Poi c'è anche quella alla fragola. Molti gusti anche di frutta e la stagionalità. Io una cosa che continuo a dire è che bisogna insegnare al cliente che il melone, l'anguria non si mangia d'inverno, si mangia adesso, che quando si comprano i meloni hanno un profumo particolare, l'anguria ha una dolcezza particolare ed il risultato è veramente. Ma io parlo molto con i miei clienti fortunatamente mi ascoltano. Vi hanno votato. Ascoltano e capiscono cosa vuol dire lavorare con la materia di stagione, la differenza è la base di tutto, perché un melone comprato surgelato a bassa stagione sa solamente di zucca, non può sapere di melone. Tu faresti venire voglia di mangiare il gelato a qualsiasi ora e a me piace molto utilizzarlo come pasto sostitutivo del pranzo e della cena, specialmente d'estate. Secondo te è una cosa giusta? È perfetta! Lo sapevo! È senz'altro, che eri la persona giusta per è senz'altro la cosa migliore, bilanciato, perfetto, a salutare. Capito? Io lo dico sempre, lo dico sempre. E poi noi abbiamo veramente tantissime coppe svariate, certo, affiancate a crepe, a gofre, a tortini caldi. Cioè noi veramente proponiamo di tutto e di più per soddisfare il palato di tutti. Dove vi troviamo? Sul web? Noi ci troviamo su Facebook, è la nostra pagina, che noi siamo molto seguiti dai nostri... Gelateria Flora. Gelateria Flora. E ci seguono, io pubblico tanto, tantissimo, mi piace. E loro rispondono e non mancano mai di mostrare il loro affetto verso di noi, veramente. Quindi diciamolo, se volete mangiare il gelato più buono di Genova, venite alla Gelateria Flora a Genova. C'è Maura, il suo sorriso, la sua energia che vi aspettano. Grazie mille. Grazie Maura. A voi, buongiorno.